buonasera a tutti, benvenuti a Maiori, nella nostra piccola ma meravigliosa sala polifunzionale di incontro. Buonasera. È sempre emozionante, dopo un anno di fatica, avervi ora qui davanti, perché comunque c'è un lavoro dietro che è molto impegnativo. E abbiamo l'onore di avere il primo cittadino della città di Maiori, la splendida città di Maiori, che invito cortesemente a raggiungermi, il nostro sindaco, che cedo il microfono. Buonasera a tutti quanti, benvenuti, e vi porto ovviamente i saluti dell'amministrazione comunale e dell'intera città di Maiori. Le mie prime parole le devo spendere sicuramente per ringraziare qualcuno e ringraziare soprattutto Mario e Costantino perché portano avanti questa rassegna da anni e vi chiedo un forte e caloroso applauso sicuramente perché grazie a loro che questa manifestazione sta andando avanti, ideata dai miei predecessori e noi fortemente l'abbiamo rivoluta e speriamo che negli anni possa ancora crescere e diventare sempre più importante. Noi crediamo molto nel teatro, crediamo molto in questo tipo di arte teatrale, è un po' nella nostra storia, nel nostro DNA, diciamo. Il teatro a Maiori, e penso che Costantino e sicuramente Mario avranno avuto modo di spiegarvelo insomma nei giorni precedenti, se non qualche... Abbiamo anche citato gli amici dell'Open Arts. Sì, sì. Cioè, diciamo è una tradizione che nasce oltre 30 anni fa con la Filodrammatica, poi proseguita con Costantino la Tellana che veramente ci ha messo il cuore, l'anima e tutta la sua esperienza personale, tutta parte della sua vita veramente ha dedicato a questa arte, veramente parte di se stesso, e Open Art ovviamente. E noi come comune che possiamo fare? Non possiamo fare altro che accompagnare, far crescere maggiormente questa arte e questa cultura, perché per noi il teatro è vita, per noi il teatro e arte, e educazione, cultura e far crescere anche l'autostima in tutti voi, soprattutto nei giovani. Noi crediamo molto e crediamo veramente fortemente in quello che fa Costantino, soprattutto con i nostri ragazzi, con i nostri giovani qui anche alle scuole. E non sono, sarò brevissimo, e come comune noi stiamo anche pensando di fare. Questo è il nostro fiore all'occhiello per quanto riguarda l'attività teatrale, stiamo pensando anche di fare qualcosa un po' di più grande, di più bello, proprio perché crediamo nella crescita futura di quest'arte. Io termino qui i miei saluti e ancora vi chiederei, ma io lo faccio con il cuore, un applauso forte agli organizzatori, ok, io purtroppo insomma oggi sono concomitante in una serie di eventi, di una mostra, una cosa per lo mezzo, quindi è veramente la giornata è impegnatissima insomma, e quindi insomma cose che vorrei fare, avrei voluto fare anche durante queste giornate, restare qui insieme a voi a vedere quelle che voi diciamo vi siete insomma avete fatto e soprattutto l'importanza a cui tengo molto di questi interscambi tra diverse scuole, diverse associazioni, diverse compagnie e quant'altro insomma avete sicuramente fatto e siete stati protagonisti in questi giorni. E i miei collaboratori, gli assessori, i vice sindaci che sono stati presenti nei giorni precedenti veramente mi hanno raccontato cose favolose e fantastiche, purtroppo a me mi tocca sempre la parte un po' istituzionale, un po' meno ludica, quindi devo fare solamente le presentazioni e poi non partecipare mai alle cose importanti. Allora, sarà la prossima volta. È stato importante averti qui. E no, ci terremo moltissimo a salutarvi e stare qui almeno per qualche minuto insieme a voi. Okay. L'interprete è capace di calcare il palcoscenico spoglio con uno sfondo nero, senza l'ausilio di nessuna scenografia, né musica né effetto speciale, introducendo ogni brano con delucidazioni sull'argomento, ha convinto ed entusiasmato.
utilizzando un gramilù in parte in dialetto campano arcaico e in parte in dialetto padano, ha proposto le tre giullarate con grandi capacità attoriali, ma anche con passione e rispetto per la celebre opera. Lo spettacolo è uno straordinario impasto comico-drammatico, una galoppata teatrale travolgente. I chiari richiami all'attualità svelano il presente con le sue false ingenuità ed ipocrisie, regalando al pubblico momenti di riflessione, ma anche di incontenibile comicità. Premio Associazione Laboratori Adulti allo spettacolo Un buffo riadattamento di Tre Misteri. Allestito dalla Fondazione Teatrale di Liscio di San Michele di Sondrio, in provincia di Avellino, Nicola Mariconda. Approfittiamo di Nicola, perché noi siamo approfittatori, e anche perché c'è Antonella che, insomma, da buona intenditrice. Nicola prima ha un impegno prima di andare via, però voleva regalare qualche minuto del suo monologo. Tutto sarebbe stato troppo, non abbiamo i tempi. Lui però prima di andare via vuole regalarvi un pezzetto, però sul palco, non qui, ok? Quindi vi lascio a Nicola. Nicola, tu quando inizi non la finisci più, 5, 6, 7 minuti, insomma, va bene? Ovviamente silenzio in sala, lui non ha... Adesso spengo le luci. Pensavi un elicottero che giravano così, ti girano, Peppe, hai ragione. Lo reggo io nel frattempo. Lascio il palco a Nicola Mariconda. Giullarata che si chiama Il primo miracolo di Gesù Bambino. Parla della fuga in Egitto della Sacra Famiglia che da Betlemme scappa a Giaffa, e a Giaffa in Egitto riescono a sistemarsi. Gesù Bambino fa amicizia con dei piccoli bambini che però discriminano, quindi decide di fare un miracolo, di prendere un po' di terra dalla fontana, di trasformarlo con le sue manine sante in un uccellino di terra, soffiandoci sopra diventa un uccellino vivo. All'inizio non ci credono, però poi riesce a convincerli. Subito però arriva il padrone, il figlio del padrone della città, che vuole giocare anche lui, pretende di giocare, ma Gesù Bambino, diciamo, lo scaccia e lo fulmina, soprattutto lo uccide. Ma poi il miracolo di Gesù Bambino, che grazie alla madre, con un calcio nel sedere fa rivivere questo bambino, lo resuscita, e morale della favola: non è che puoi fare atti di bullismo su chiunque, soprattutto se ti trovi davanti un Gesù Bambino che ti girano i santissimi, diciamo così. Il dialetto usato per questo monologo è un dialetto, diciamo, campano, arcaico, rielaborato con pezzi di stralci di dialetto lombardo-veneto del 1200. Comincia senz'altro. Cammina, cammina, e la Sacra Famiglia arriva a Giaffa. Giaffa, città bianca, città illuminata dal sole. Cerca di trovare una sistemazione, ma trovano solamente una stamberga che a capanna di Betlemme pareva una reggia. La Madonna trova lavoro come lavandare a presentare la fonte, e San Giuseppe trova lavoro come falegname, anche se a verità non battevano chiovo. E Gesù Bambino tutto il giorno a giocare, mezza via, torna a casa con muccia al naso, senza una scarpa, ma guarda come ti sei consacrato. Bambino. Ma con tutto il traffico con me, anche a lavarti i panni, che mamma, ho fame. Ma lasciami parlare, me, non ti si vergogni di venire con Sao a casa di questa maniera? Mamma, ho fame. Ma guarda che non ti rispetto, ma guarda che non ti rispetto, mentre te lo sto in cerca, ti faccio, oh, quando la maronna stava incazzata, parlava palestinese strenciuto che non si capiva una mazza. Dicono, Giuseppe, dicono a sto bambino che lui le descendiu dal cielo per far di maniera che i cristiani diventano buon decore. È il primo al rispetto che deve avere, che sei la madre, e ti invece, no, Gaiti, non ti sei vergogni? Eh?
Anima da Maronna! Bambino fa per pigliare un pane, con queste mani subito affetta, e guarda che mani sgonciae, e fate il segno della croce prima, no aspetta, è troppo presto, un altro po'. La Sacra Famiglia si va a dormire, all'improvviso la mattina Gesù Bambino si sveglia, va in mezzo alla strada, e trova un sacco di bambini che sombono, innanzi, arredo, che saltano, che giocano. Ehi bambini, fiudini, mi fai giocare anche a me al vostro gioco? No, attende! Ma fammi giocare, mi son bravo, fattende, Palestina! Ma mi son bravo, se poi facciamo uno gioco, quello della cavallina, se no uno sgiaffo, fattende, terrore! Poi a certe lacrime tremende, l'ha pigliato un magone, c'è sul bambino che... E a Madonna però ce l'aveva detto, attento Tino, far miracoli che dopo i soldati vengono a saperlo, te vegni e te toppa. Era troppo forte, era fanno i miracoli, per far rimanere queste creature o pigliassero in simpatia. E per fare simpatia pensate di fare un miracolo piccolo, dolce. Da vicino ci stava la fontana, e intorno ci stava la terra greta, quella per far mattoni, bella, grassa, bagnata. L'ha tirato su un barnoccolo, ha cominciato a muoverle le mani, ha cominciato a dire, ehi bambini, fiorini, vieni a dire che fa con un uselo di terra. Sì, va poi a Palestina. Fa l'uccello di terra, sì ma amico e fa volare, poi vieni a ridere, col Palestina fai uccelli di terra e poi fa volare. Allora tutti i bambini si mettono intorno e Gesù Bambino inizia a muoverlo, queste manelle sante, inizia a fare un testolino, un uccellino piccolino, un pancettino, un uccellino, due stecchette, mette sotto i zambetti, lo mette sulla mano. Green the tree senza trico né preparazione, senza neanche un'orazione. Boffo. Boffa. Boffa. E si vede un tremare sto uccellino di terra. L'uccellino apre le ali. Anima vola! C'è su un bambino fa volare la uccellina di terra, ma non di stronzate! Allora, è un trucco vecchio come la Madonna! A chi è furbastro, la ciappa un uselin che le burla da un albero, la ciccica dentro un po' l'acqua, fa pigliare un po' di terra e la buttate sopra, la mette in sulla mano, buffata, brivido, ci vola via. No, no, io l'ho visto io, non ne vado, attento! Acciappa un altro bastrocco di terra, acciappa un altro bastrocco di terra, ma chi? Derento non c'è niente, non c'è useli dentro, adesso fa, Palestina, fa di nuovo questo gioco, fa volare di nuovo l'usello, se no attento ti che ti do un cassotone, se ti scherzi che... Gesù Bambino... Inizia a muovere lo uccellino, queste manelle sante, inizia a fare sta testolina, l'uccellino, speriamo che mi riesca anche stavolta, se non questo mi dà il caso di tutto, inizia a fare pancettino, piccolino, di stecchetto. Vinde tri senza tricco di preparazione, senza neanche un'orazione. Boffo? In un momento si vede venire avanti in un creatura con gli occhi neri, i capelli neri, fermo! Cos'è? Controllo! Ma chi da sé? Sono Tommaso! Tommaso, cominci la mattina presto a rompere i coglioni qui, Arriva Tommaso, gli hanno chiodo, fu, così, vabbè, non c'è trucco, può andare, Gesù si ricomincia, mi dottrice senza trucco di preparazione, senza trucco di preparazione, boffo, sì, vabbè, l'uccellino si apre, vola, oh che stregone meraviglioso, adesso tutti quanti andiamo a far da Iuselanda, prendiamo la terra, lui il boffa e subito fa il volare, aleghe! Ma all'improvviso, dal fondo della piazza, si apre un portone, si vede venire avanti un bambino, tutto bello, vestuto, elegante, ci stanno tutti gli spiriti a fianco, coelli, corazzi, due cavalloni, grandi, e su creature danno tutto un merletto, sgregognati, pizze, e un figlio un padrone. E come viene avanti dice, ehi bambini, a che zio non giocate? Mamma, questo è un figlio un padrone che rompe i coglioni che ha chiesto. Ti prego, Palestina, non ci dà confidenza che chi sta in un reverso che te fa bombegare, me fate giocare anche a me al vostro gioco? No. Perché? Perché tu sei un figlio di un padrone, sei una carogna boia, che noi ogni volta che veniamo a casa tua, che vogliamo giocare, che tieni i carretti, gli animali, noi ti diciamo facci giocare, tu invece sciogli i cani, chiami gli sbirri e ci picchiano. Adesso noi teniamo il nostro gioco e teniamo il capo dei giochi, Palestina, ti piacerebbe un capo dei giochi come questo? Ma non l'avrei... Palestina non ti conquista, non fa un Giuda, eh?
padrone non ride mica, ma diventa smorto in faccia. Acchiappa una lancia, da uno sbirro, da desprono un cavallo, si volta in mezzo a tutti gli animali e inizia a tasterrare. Allora se non so come io, non so cate neanche voi altri, tutti i creatori che pigliano i sassi, maschere, arrivano gli sbirri, lasciate fare, e il figlio del padrone può fare quel che vuole, via, andate! Ma Gesù bambino nessuno si è accorto che stava piangendo, e piangeva talmente tante lacrime che copriva tutta l'acqua della fontana. Fino a quando va vicino figlio lo padrone e dice: te rideti, eh? Perché sei tranquillo che nessuno ti può castigare. Ma se arriva un per esempio e te castiga, chi per esempio? Mi per esempio. Sono troppo piccolo? Ah, non sono capace di darti un castigo? E se mi te fulmine? Ah, non te che credi? Nu lampe fuoco piglio figlio lo padrono slassa per aria o vottan da la fornace rosso giallo plom nu creaturo e terra fumante subito espirriò e il fior del diavolo stregò serrano tutti i finestre e il fior del diavolo la madonna che stava a presentare la fonte sente gridare in sta maniera Gesù bambino ma perché la sente grida di sta maniera che non so me. Era qui che si zoccava, che... Oh, guarda mamma, ho fatto il mio primo miracolo, gli è ancora caldo. Ed era un bambino che era... Alle fatto tu, questo bambino è copiato, che... no, non l'ho copiato, è lui il giusto. Come? Che mi ha fatto stravenare, l'ho pigliato, l'ho buttato in una fornace con il fulmine, l'ho prosato. Cosa? Ma era un bambino! Teo, tu che crudele che tu essere, che cosa dicheranno quando la madre piglierà sulle ginocchia sto bambino morto, dichiarando l'estate il figliol di Teo l'estate. Te cominci ben, te cominci. Resuscitalo. No. Resuscitalo subito. Oh, non so può fare una roba che subito va a resuscitarlo. E poi non sono ancora capace di resuscitare, mamma. Io ho imparato solo a fulminare per adesso. Non dir così. Fallo per questi miei oggi. Vabbè mamma, basta che piangere. Oh, questo sta sempre a piangere. Allora suscito. Però che una pesciata. Ah, l'avocaccio un culo, figlio padrone viene avanti, si sgretola tutta la terra, gli occhi si ingrandiscono, sangue inizia a circolare, o cuore spatte, si mettono in mano un coppio e pacco. Cos'è capitato? A te sei vivo, eh? Dite che avevo fulminato. Te sei ringrazia la Madonna, Te senti il dolore qui ai ciapi, eh? Te che devi imparare che non è prepotenza, arriva qualcuno a pigliarti a pesciata nel chilo un giorno, ma chi in un momento là in fondo. Là in fondo si vede venire avanti un vietti, un coppa, un cavallo nero, e a reto ci stato nero, un coppa, un cammello, un grigio che canta. Oh, oh che bel che andare sul cammello. Basta! Oh, che bel che andare sul cammello. Bravissimo, premio meritatissimo e davvero ti auguriamo di fare ancora tanta tanta strada. Grazie. Va bene, ti aspettiamo. Nicola Maricona. Che dovremmo salire sul palco. No, perché non va bene. Sali e scendi da qua. Vabbè, sono più alta qua. Allora andiamo avanti perché abbiamo una menzione speciale, leggiamola, cioè la leggo io. Intimo ed angosciante il coro di lamenti, Fonè che accompagna tutto lo spettacolo assieme ad un inquietante battito cardiaco. Le catene sono sostituite da un drappo rosso sangue che spacca efficacemente la plasticità scenica e nel finale sembra suggerire l'impossibilità umana nel mutare l'ordine predisposto da Zeus. Pregevoli costumi, concentrati gli interpreti sul palco o in platea per tutta la durata dello spettacolo. Quindi
Menzione speciale allo spettacolo La sfida di Prometeo, allestito dall'Istituto Maurito Elissimo. Allora, non sono con noi perché stamattina avevano la nave per rientrare a Messina, quindi vedranno la cerimonia di premiazione su YouTube e poi naturalmente il premio sarà spedito e consegnato a loro. Prima di andare a... sono pronte le ragazze? No. Però possiamo far cantare... No, andiamo avanti. Allora, volevo pure io l'archetto però. Peppe proprio, il premio. È vero, Giuliana, volevo pure io l'archetto. Ci abbiamo provato. Prendo questo microfono. Andiamo avanti, la prossima menzione, il ciclo delle stagioni interpretato con grazia e leggiadria. Ottimo uso della voce e dello spazio scenico da parte di tutti, con brevi interventi musicali, non originali ma efficaci. Colorati e accurati i costumi creano un effetto visivo ottimale. Menzione speciale allo spettacolo Dal racconto del nonno, Folletti all'opera, allestito dalla scuola primaria dell'Istituto Comprensivo Pietro Colamazzini di Minervino Murge. Non sono presenti, però provvederemo ad inviare il meritatissimo premio. Vogliamo chiamare Francesca? È pronta? Allora abbiamo un altro piccolo momento di spettacolo. Io intanto mi abbronzo. Un po' di colore. Aspettiamo i ragazzi dell'istituto Vittorio Emanuele II di Napoli che ci offriranno un brevissimo... Ma è tratto dal loro spettacolo? Assolutamente no. Ah, quindi un'improvvisazione. Bene, bene, noi questa cosa ci piace tanto. Allora, intanto Francesca che presenta lei questo momento. Benissimo, allora Francesca. Brava Francesca! Invitiamo Francesca, anche lei di istituto Vittorio Emanuele II.
ringraziare, così come devo salire. E saliamo e scendiamo, e faccio come li vuole Mario, saliamo e scendiamo. Volevo, a proposito di Emilio, volevo ringraziare il nostro operatore teatrale Agita, Emilio Milani, che è stato con noi fino a ieri e poi insomma aveva i suoi impegni in, insomma, al nord, diciamo così, ed è stata una persona davvero speciale, una persona molto preparata e no, ci tenevo a ringraziarla pubblicamente, quindi vedrà i nostri saluti su YouTube e quindi lo ringraziamo. Grazie ancora ad Emilio. Ti aspettiamo l'anno prossimo. Intanto invito Angela Di Lieto a raggiungermi qui, dell'Associazione Atellana, perché abbiamo un altro bel premio da consegnare. Un'intelligente regia dà senso, vita, concretezza e trama teatrale alla performance, utilizzando una buona esperienza laboratoriale sull'uso dello spazio, della voce e della gestualità corporea. Operazione drammaturgicamente stilizzata, senza soluzioni di continuità, che unisce e coinvolge due gruppi che, come per osmosi, si intrecciano, si separano e tornano insieme, creando una pregevole sinergia e dando sviluppo teatrale a tutta la rappresentazione. Un appropriato uso della maschera larvale crea suggestioni ed emozioni che arrivano al pubblico nel finale dal forte impatto performativo. Premio all'Associazione Laboratorio Giovani con lo spettacolo Pinocchio, una specie, allestito dall'Associazione Culturale Lumen di Paderno Dugnano in provincia di Milano. Abbiamo il piacere di avervi qui. Prego. Consegniamo, grazie, perché insomma hanno fatto un bel viaggio da Milano e sono tornati qui, io quindi cederei la parola. Io volevo ringraziare tutti, davvero tutti, dagli organizzatori agli operatori che si occupano dei ragazzi e che danno tanta energia a questi ragazzi, si preoccupano e li fanno fare questa bellissima esperienza. Ringrazio la giuria per tutto, per i consigli, per la forza che danno a questi ragazzi di continuare sempre. E come si dice, arrivederci, perché quando si fa teatro ci si incontra sempre per le strade, sempre, ovunque si va. E fate teatro facciamo teatro sempre con amore e passione, rispetto per tutti e condivisione, perché il teatro è quello, condivisione. Andiamo avanti, adesso invito Daniele Cardone a raggiungermi qui. Dobbiamo fare una cosa istituzionale seria, scusa. Daniele, allora a te cedo il microfono, fai tutto tu quanto sei abituato. Buonasera, io ho un fogliettino, non ho una cartella, e leggo quello che c'è scritto. Allora vi presentiamo una coreografia di Claudia Loperto, ballata e interpretata da Annabella Paone e Sara D'Arienzo, allieve del centro di danza Psiche di Giuliano Loperto e alunne del Vittorio Emanuele II di Napoli. Cos'altro dire? Buona visione!